Settimane particolari per Messina con De Luca, con il sindaco De Luca che si dimetterà lunedì. Che percorso è stato quello del Consiglio Comunale e del vostro gruppo consiliare in questi anni con un'amministrazione con cui non è stato semplice dialogare? Se andiamo a vedere le dichiarazioni dei due soggetti in campo, ecco, dico, mettiamoci un po' come soggetti terzi, dico, vediamo da un lato il sindaco che si autodefinisce in sostanza il miglior sindaco che la città di Messina ha mai avuto, dall'altro lato il Consiglio Comunale che si definisce il Consiglio Comunale più produttivo di sempre. Quindi se dovessimo basarci sulle narrazioni dei due soggetti, siamo a posto, siamo perfetti, abbiamo avuto il miglior sindaco della storia di Messina, abbiamo avuto il Consiglio Comunale più produttivo della storia di Messina. Ovviamente la verità sta sempre in mezzo. Entrambi i soggetti hanno cercato di dare il meglio possibile. Poi che questo abbia prodotto tutti i risultati sperati, dico, forse non era neanche facile in così poco tempo. A guardare alcuni aspetti, perché ovviamente non possiamo affrontarli tutti, per esempio questo del piano di riequilibrio, sicuramente i due soggetti in campo hanno fatto la loro parte, questo bisogna darne atto perché l'amministrazione si è spesa molto per cercare di trovare le soluzioni per uscire dal dissesto. Il Consiglio Comunale ha seguito questa impostazione, ha approvato migliaia di delibere per riconoscere i debiti fuori bilancio e tantissimi altri atti connessi, compresi i bilanci, consuntivi, preventivi. Tutto questo però oggi non è arrivato al risultato. Con la speranza potevamo dire, ecco, di aver veramente raggiunto il risultato se oggi, dopo l'incontro di ieri, il sindaco ci avesse detto che il piano di riequilibrio della città di Messina è stato finalmente approvato. In realtà, se lui stesso il 31 gennaio ha ritenuto di doverne presentare un altro, vuol dire che tanto sicuro di questo non era. E quindi vuol dire che la città sarà ancora in predissesto con tutte le misure di salvaguardia che questo comporta e passerà ancora tempo. E quindi bisognerà avere pazienza, si continuerà ad avere le tariffe al massimo livello perché questo comporta la procedura di riequilibrio. Se mi chiedete un giudizio in generale, io credo che sia stata un'esperienza fallimentare. Il fine non giustifica i mezzi. Quello che è mancato in questi 3 anni e che ci voleva invece era la condivisione. C'erano tutti gli ingredienti perché l'amministrazione, in molte delle sue componenti aveva delle qualità professionali e amministrative che potevano essere messe a servizio della città e il Consiglio Comunale anche. Purtroppo è mancata la condivisione perché in questa amministrazione, soprattutto nel sindaco, questo concetto della condivisione non c'è. Lui è un battitore libero, pensa che tutti gli altri siano asini, che siano scarsi, che non possono dare un contributo. E questo ovviamente secondo me è il più grande fallimento della città, fallimento soprattutto rispetto alla possibilità che invece questa sinergia, questa condivisione, questo confronto costruttivo tra i due organi ci deve sempre essere. Infatti io sono d'accordo, io sono fra quelli che avrei firmato la mozione di sfiducia già da tantissimo tempo, ma non perché ce l'ho con il sindaco, perché penso che il sindaco non sia capace, ma perché credo che questa situazione non potesse andare avanti e ritengo necessario e plaudo alle sue dimissioni e spero che che nelle prossime elezioni possa uscire un sindaco, chiunque sia, e un consiglio comunale che riescano a dialogare fra di loro, perché il vero risultato, dialogare in maniera costruttiva, ecco, cioè il vero risultato deve essere questo, che se la città vuole De Luca, che gli dia il consiglio comunale capace di dialogare con lui, ammesso che ce ne sia uno.